Dopo la visita andremo ai laghi di Plitvice, che sono sulla strada del ritorno. Vedrete cosa c'è dietro una delle foto di Natalia. Tutto Dietro il lavoro che non viene un manco discorso pagato. di piedi, passi incrociati. Magari sembra bassa, però in realtà è veramente alta. Credo sia alta come un palazzo di 4 o 5 piani. È una figata questo posto. Ragazzi, piove da paura. È quasi nevica, tipo grandine morbida, non so, da ieri che c'è 20 gradi, pioggia neve, sì, da 20 gradi a pioggia barra neve barra grandine, e adesso entriamo con tutti i nostri amici qua dentro. Si sta nevicando di brutto qui a Plitvice, dimmi Lu. Non so perché, ma mi sembra di essere in Cina. Ti sembra di essere in Cina? In Malesia, qua c'è una melma di fango pazzesca e le scarpe sono adatte, guardate qua. Scarpe adatte. Però anche questo fa parte del gioco. Allora, dobbiamo salire qua su. Seguiamo un atto, andiamo verso... sentiero che dobbiamo seguire, sempre il B. E... credo che anche con la neve ce la faremo, non ne sono solo sicuro per il semplice fatto che sta nevicando di brutto. E ottimo che nevichi il 14 di marzo, perché tra un po' è primavera, un po' mica nevicare in primavera, deve dar tutto quello che ha d'inverno. Guardate un po', però è bellissimo, cioè veramente una esperienza unica. Mai avrei pensato di venire a Plitvice e di vederlo con la neve. Mai. Okay. Bello, veramente. E volevo ringraziare anche la società calcistica Alpignano per avermi dato un bel po' di anni fa questo keyway, perché oggi mi sta salvando. Mi evita di bagnarmi tutto. Bene, adesso torniamo su e poi non vedo l'ora di essere in macchina, così torniamo in Italia. Visita ai laghi di Plitvice fatta, con un saluto speciale anche dalla neve, però devo dire che il posto mi è piaciuto tantissimo personalmente, è piaciuto anche agli altri, e fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci siete già stati. Noi ora ci apprestiamo al viaggio di rientro, e però è stato bello vedere la neve il 14 di marzo, quindi un saluto qua dalla regia di Plitvice, Croazia, e adesso road to Torino. Siamo di rientro per Torino. Ci mancano giusto 7 ore e un quarto, ma il video conclusivo lo faccio già adesso perché è ancora un po' chiaro, anche se diluvia. Siamo sulla costa croata, abbiamo anche visto un po' di mare,
ed è stato bellissimo. Siamo passati dalla montagna al mare in meno di un'ora praticamente. Sì, più o meno, diciamo che avremmo potuto fare molto prima, solo che c'era una bufera di neve infinita. Sì, sì, essendoci imbattuti in quella bufera di neve, che poi è diventata pioggia da un metro all'altro praticamente, c'è stato un momento dove da una parte nevicava e dall'altro pioveva. Comunque l'abbiamo spangata, come diceva Shakespeare, l'abbiamo spangata e ci avviamo adesso verso il confine per rientrare in Italia. Vi faccio vedere l'isola di Kirk, se non ci siete mai stati, neanche io, però è lì, a un passo. Proprio ovviamente tempismo. Sì, ovviamente quando la volevo far vedere c'era l'abballamento, però il rialzamento, l'abballamento invece quando va giù. Comunque è stato un viaggio interessante, sia per l'essere usciti da una quotidianità, l'aver cambiato aria, anche perché semplicemente organizzandoci poco, un minimo, si è riusciti a tirar fuori una bella esperienza, a dimostrazione che alla fine il viaggio è solo una parola. In realtà se qualcuno è pronto per cogliere una palla al balzo, è alla portata di tutti il viaggio. Una cosa bella è stata anche quella di vedere il Parco Nazionale dei Laghi con la bufera di neve, che ha completamente stravolto le aspettative che avevo su quel parco. Mi aspettavo una giornata di sole quando ci andavo, invece era completamente diversa e mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto addirittura di più di come avevo sognato. Zagabria è anche una bella città, avete visto qualche video nei vlog precedenti, avete visto le colazioni che abbiamo fatto, avete visto pezzi di allenamento, avete visto molto di come ci siamo vissuti, vivuti è una parola veramente importante. Per me stai imparando il croato. Sto imparando il croato. Avete visto molti momenti e come li abbiamo vissuti. Il tempo comunque era quello che era, perché siamo stati alla fine soltanto 3 notti. Mi sembra una settimana, sarò sincero, mi sembra che sia passata una settimana. E spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo per chi non è mai stato in Croazia, per chi invece ha già vissuto queste terre, di aver dato, diciamo, un appiglio per dei piacevoli ricordi. Non so ancora quando sarà il prossimo viaggio, dipende anche un po' dalle richieste lavorative che arrivano e soprattutto anche dalle possibilità che effettivamente poi vengono date per poter fare altre esperienze come questa. Ma mi auguro veramente di farlo molto presto. Che dire, auguro buon proseguimento a tutti e a noi soprattutto, perché abbiamo 7 ore e un quarto di viaggio ancora. Esattamente 7 ore e 14 minuti. Senza pause, questo sarà fantastico. No. Della serie stai seduto poco che non fa bene, ma noi questo lo sappiamo, infatti stiamo seduti lo stesso, perché è importante arrivare presto. Abbiamo accumulato 15.000 passi tra una cosa e l'altra. Sì, saremo circa 15.000 passi. Però ci siamo divertiti, siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare, non è ancora finita, quindi occhi aperti, denti aguzzi e un abbraccio ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, al prossimo viaggio. Bella. Buonanotte. Ciao Lu, buonanotte.